Buonasera e benvenuti in questo nuovo video gameplay su Coromon. Come vedete sono all'interno di una battaglia perché mentre tornavo qui dopo aver curato i Pokémon tra la scorsa puntata e questa, ho trovato un nuovo Pokémon, questo Magmilus, che non ho ancora catturato e che sembra molto figo, tra l'altro, quindi voglio provare a catturare. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo questa serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Coromon e di iscrivervi al canale ovviamente per non perdervi i prossimi caricamenti. Dato che è un tipo fuoco, direi di mandare Ukaglow. Non voglio ucciderlo ovviamente, voglio solamente indebolire le sue mosse, perché vi ricordo che la pioggia indebolisce del 50% gli attacchi di tipo fuoco, oltre ad aumentare del 50% gli attacchi di tipo acqua ovviamente. E usargli una bella spinta corporea addosso, non dovrebbe ucciderlo in teoria, eh. Ok, non posso scappare, ma tanto non voglio scappare, caro Magmilus. Ok, non è molto efficace, guardate quanto gli abbiamo fatto. Insomma, eh. Un Graffio non dovrebbe ucciderlo, facciamolo. Perfetto, perfetto, right in that sweet spot, come direbbe qualcuno. Allora, Spinner, vai. Bellissima anche la musichina delle battaglie, molto catchy. Porco cane è uscito! Allora, esplosioni infuocate. Dovremmo usare uno spinner più potente, magari. Colpo critico, tra l'altro, mi ha fatto. Wow, forte tuo colpo critico, bro. Usiamo uno spinner argentato, eh. Con questo Magmilus. Dai, eh. Porco cane è uscito di nuovo. Galvanizzazione? Cos'è? Non l'ho mai visto. Cosa si potenzia? Si è riscaldato e la pioggia si è fermata. Guarda, ti sei pure riscaldato, quindi ti becchi questo spinner di fuoco. Che sarebbe figo se fosse ancora più efficace nel momento in cui lui si è riscaldato. Sarebbe una cosa carina. Infatti è stato catturato, eh. Diamo un'occhiata a questo Magmilus. Rarità non comune, tra l'altro. Mi sa che come rarità ci sono solo tre tipi. Almeno per adesso ho incontrato solo tre tipi. Comune, non comune, raro. Allora, galvanizzazione. Vediamo un po'. Raddoppiando la potenza del successivo attacco di tipo fuoco. Ok. Va bene. Poi questi qua li conosciamo. Come abilità? Aumentando i suoi danni da movimento di fuoco del 50%. Cosa vuol dire? Qua la traduzione non è proprio chiara, eh. Quando i PS scendono al di sotto del 25%, ok, il Coromon si riaccende e aumenta i suoi danni da movimento di fuoco del 50%. Non capisco cosa voglia dire danni da movimento di fuoco. Ovviamente lo tengo, non gli do un soprannome e lo invio al deposito Coromon. Ukaglow ha risvegliato parte del suo potenziale, due di attacco speciale, due di attacco fisico e uno di difesa fisica. È pure salito al 51%. Presa letale ha sbloccato. Allora, è fisico quindi ci interessa. Ah, ok, praticamente è puro gelo l'altro, com'è per Forcorno, se non sbaglio. Quello che fa One Hit KO però ha 30 di potenza, no? 30 di precisione, non ci interessa. Ok, noi abbiamo davanti Ekliptor proprio per tenere a distanza un po' i Pokémon, i Coromon selvatici. Ed eravamo arrivati proprio qui noi nella scorsa puntata. Quindi l'inizio del video casca a fagiolo. Allora, qui avevamo preso lo strumento invisibile, se ben ricordo. Sì, ed eravamo arrivati qui. Questo simbolo mi sa proprio di simbolo del titano di fuoco. Mi ricorda quello del titano di sabbia, tra l'altro. Cosa c'è scritto? Non possiamo leggere, però ci dice che c'è pericolo. Infatti, se andiamo giù sotto, come vedete, e andiamo a sinistra, cadiamo nel nulla. Quindi non dobbiamo andare a sinistra. Non dobbiamo prendere questo carrello, essenzialmente. Se invece noi prendiamo quello sopra andiamo di là. Quindi prendiamolo, dai, vediamo cosa c'è da questa parte. Hop! Boom! Con le nostre orecchie da Kitty, da Purghi. Tutte fiere. Allora, vediamo qui che strumenti invisibili ci sono. Niente, è strano. Però ce n'è uno visibile qui. Due spinner di fuoco, ottimo, ne abbiamo appena usato uno. Scendiamo da questa parte. Niente strumenti invisibili, molto strana questa cosa. E qui ci sono tre leve e uno strumento invisibile, ottimo. Frutto chai, vabbè, potevamo farne a meno. Azioniamo quella di sinistra a vedere cosa fa. Allora, ci apre quella via lì. Questa invece?
ci modifica quello. Ok. Quindi se noi volessimo andare dritti, andremo probabilmente di fuori. Lasciamola dritta per ora quella. E questa invece attiva quello switch, che ci permette di andare dritti. Ok, guarda, per adesso facciamo così. Mettiamole tutte a sinistra. Ok. Anche questa. O meglio, tutte a destra. E vediamo dove ci porta il percorso. Vada, signor Carretto. Ok, questa non può stare a sinistra. Perfetto, e una leva l'abbiamo già tolta dalle balle, perché questa qui deve per forza stare a destra. No, non questa, ho sbagliato, scusatemi. Questa lasciamola com'era. È la seconda, giusto? Sì, è la seconda, che deve per forza stare a sinistra, in questo modo. Così possiamo andare dritti. Ora, le altre lasciamole così e vediamo dove ci portano. Dove ci porta questo switch? Se noi andiamo dritti, arriviamo giù. Ok, abbiamo fatto il passaggio giusto. Ok, bene. E dobbiamo sfidare questo allenatore. Io direi di mandare davanti Dugterra e riscattare un po' di... Oh, livello 50 e obiettivo sbloccato, tra l'altro. Energy Gem è stato aggiunto al tuo inventario e... 45. E abbiamo finito anche i livelli, tra l'altro. Siamo arrivati al massimo. Andiamo a vedere qual è la mossa 45. Andiamo a vedere cosa ci danno per aver completato al massimo i livelli. Le mosse sono qui, giusto? No. Sono in altro, giusto, le mosse. Eccola qua. 45. È l'ultima? No, non è l'ultima. Ah, Zampillo. Vabbè, Zampillo non è che mi interessi poi così tanto, devo dirvi la verità. Perché se non sbaglio è speciale. Se non sbaglio è speciale. Vabbè, insegniamo la Uka Clone nel frattempo, va? E vediamo cosa fa poi. Insegna immediatamente le mosse di sabbia mobili, ok. Posizione da sumo, agilità, spruzzo. Occhio ipnotico. Andiamo a vedere poi a Uka Clone. Sommario. Perché vi ricordo che possiamo cambiare le mosse quando vogliamo noi, eh. Noi adesso abbiamo spruzzo, che come fisico fa 45 di base e può colpire fino a 3 volte, quindi fa un danno praticamente di 135 se colpisce tutte e 3 le volte. Mentre la mossa che abbiamo insegnato, vedi, Zampillo è speciale, quindi niente, lasciamola perdere. Lasciamola tranquillamente perdere. Queste qui sono tutte le mosse che ha disponibili, ormai le ha imparate tutte, però come vedete sono speciali. Tranne Pugno di Precisione che potrebbe essere utile, però è di tipo normale, quindi non è super efficace su niente. Io quasi quasi mi tengo il Graffio. Che il grafio comunque, come avete visto, è anche buono per fare poco danno in caso in cui bisogna catturare un Pokémon. Un Cormon, volevo dire. Vai, sfidiamo questo addestratore. Di nuovo tu. Ok, questa volta ci sono. Preparati. Qual è il colmo per un minatore? Ah, era quello che nella scorsa puntata ci diceva le battute stupide. Sprofondare sottoterra per la vergogna. Wow, ragazzi, ma non state ridendo con me. Mi prendi in giro? Sì. Lo prendiamo in giro. Green Mask. Oh, perfetto. Ok. Allora, sabbia mobile. Questo dovrebbe fargli un po' di danno. Tra l'altro, se ha gli stessi Coromon dell'altra volta, dovevamo prepararci un po' meglio, effettivamente. Ok, confuso, perfetto. Crepuscolo fittizio. Mette il crepuscolo. Ok. Se non sbaglio, il crepuscolo abbassa la precisione di tutti i Coromon. Tranne quelli tipo spettro. Tanto però sei confuso e la tua velocità è diminuita. Sfera d'oscurità, questa ci fa male, lo ricordo molto bene. Infatti. Ora non fallire. E è fatto, perfetto. Green Mask è stato sconfitto di nuovo. Questi sono un bel po' di punti esperienza, eh. Guarda lì, 5.000 punti esperienza, voglio dire. Per Dugterra. Hauntrion. Tipo elettro e quindi sabbia mobili, one hit KO in teoria. Morso ci dovrebbe fare discretamente male, ma non troppo. E con l'attacco di Dugterra, in teoria dovrebbe essere un one hit KO. Di pochissimo! Peccato. Ok, abbiamo diminuito la difesa speciale. La velocità, volevo dire. Facciamogli un bel morso velenoso. Ah, colpisce prima lui comunque. Va bene. Bravo, mangiati il frutto. Curati. Ah, non abbiamo colpito? Tre colpi lui, eh?
Ok, buono, via. Abbiamo sbloccato un botto di obiettivi, tra l'altro, ma ormai non serve più a niente perché siamo già al massimo dei livelli. Abbiamo sconfitto di nuovo Jess. Ho pensato che sarebbe stato divertente perdere. E sì, guarda, molto divertente. Per me sicuramente. Allora, vediamo cosa ci dà. Per le conquiste non ci dà più niente, essenzialmente. È inutile fare queste cose qui. Ah, queste tra l'altro, ah, si possono completare. Si possono proprio completare alcune. O almeno credo. Qua sono infinite, no, okay, queste sono infinite. Questo lo puoi completare, effettivamente, sì. Anche questo. Questo l'abbiamo completato, questo è infinito. Infinito. Infinito, infinito. Questo lo possiamo completare. Scopre 100 specie di Coromon. Questo lo possiamo completare. Scopri 20 Coromon diversi di tipo perfetto. Buonanotte qua. Scopri 60 Coromon diversi di tipo potente. Anche questo è completabile. Questo è infinito, 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 infinito. Tutto infinito fino alla fine qui. No, questo è completabile. Prepara una ricetta essenza. Ok, le ricette essenze, va bene. Attiviamo lo switch. Ok. Per quella cosa che ci serviva assolutamente. Ora possiamo prendere anche il carrettino sopra. Ok, andare giù non ci serve a niente perché crolliamo. Andare di lì non ci serve a niente perché crolliamo. Abbiamo trovato la strada giusta, non penso ci siano altre combinazioni. E nel frattempo io devo dare un altro frutto, Giuba, al nostro Dugterra. O Dugterra, che dir si voglia. Dai. Ok, e magari poi cambiare Coromon davanti, mettiamo di nuovo Ecliptor, che fa da repellente automatico. E curiamo il nostro Dugterra con una torta combo S. Vai, un'altra. Perfetto, è andato pure in sovraccarico, come vedete. Perfetto, vai, proseguiamo. Ora possiamo tornare qui, in teoria. Vai, sali. No, 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 non volevo salire. Vai. Comodo anche che ti cambia automaticamente il modulo spinta, eh. Ed ora possiamo attivare questo switch. Per andare dall'altra parte, direi di farlo prima di andare direttamente giù. Un Coromon, vediamo chi è. Di nuovo Magmilus. Ok, ho paura di Magmilus perché potrebbe farmi molto male, ma facciamoli comunque un voodoo. Vediamo quanto gli facciamo. Che lui usa morsa, perfetto, non ci fa danno. Ma noi non possiamo fuggire. Noi però con voodoo dovremmo fargli molto male, eh. Ricordo l'attacco speciale di Ecliptor è altissimo. Ok, buono. Due voodoo e dovrebbe morire. Esplosioni infuocate, vediamo quanto danno ci fa. Perfetto, quasi nulla. E questi sono punti esperienza molto utili per il nostro Ecliptor. Colpo critico, bene, potevi anche farlo prima. 2400, 2500 punti esperienza, non si buttano via. Chiaro di luna, attenzione, il Coromon si crogiola al chiaro di luna, ripristinando il 20% dei PS e aumentando l'effetto speciale di uno stadio. Non è malaccio, non è per niente male. La potenza aumenta con il livello del Coromon. Questo potrei effettivamente insegnarglielo ora. Di tipo spettro. Al posto di... vabbè, V2 è comunque utile. Al posto di punte. Dove sono le punte? Che disattiviamo. Punte fantasma, ecco qui. Mettiamo potere lunare che ora dovrebbe fare più danno. E soprattutto è speciale, quindi... Dovrebbe essere molto interessante da usare. Ora andiamo qui e andiamo dall'altra parte, vediamo cosa c'è. Magari c'è un'altra leva da attivare. No, ok, arriviamo solamente di qui. Strumenti invisibili, sì, qui dove c'è il teschio. Mossa istantanea e illuminazione, buono. Andiamo da questa parte. Altro strumentino invisibile lì e un allenatore, qua. Essenza tossica. Di là c'è un altro strumento, direi di andarlo a prendere subito, prima di andare dall'addestratore. Ok, un Moltai, che abbiamo già catturato tempo fa. Direi di provare il nostro nuovo attacco, potere lunare. Non mi lamento. Non mi lamento per niente. Ok, sembra figo, sembra davvero forte questo attacco. Richiamo Lux. E qui non possiamo passare, dobbiamo andare per forza dall'altra parte. Andiamo quindi a prendere questo allenatore. O meglio, addestratore. Anche se prima potremmo fare così. E
No, 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 no. Ma era una trappola. Era una sciappola. Il capitano Ahab lo sapeva. O come cavolo si chiamava? Era l'ammiraglio? Ahab era, no? Quello di Star Wars. Quello che è diventato un meme. Ho sentito che ci sono dei Trugal da queste parti. Li voglio, mi servono. Lascia che ti mostri la loro forza. Questo avrà finalmente l'evoluzione finale di Toruga. La conosceremo. Ok. Direi di far così. Squadra. Mandiamo Dugterra. Anzi, no, mandiamo Ukaclaw. Mandiamo direttamente Ukaclaw. Quando è in campo a Toruga. Perché immagino che abbia primo, secondo e terzo stadio. Quindi mandiamolo adesso che è quello scarso. Ok, aumenta la sua evasione, immagino. Sì. E poi tiramolo giù con spruzzo. Non ha colpito, grazie. Grazie mille. E finché aumenta la sua evasione, poi basterebbe un colpo e viene tirato giù, eh. Infatti, onda sismica, magnitudo 7, non dovrebbe farci troppo. Beh, non sforzarti troppo, Toruga, non sforzarti troppo. Perfetto. E addio, Toruga. Il fatto di essersi aumentato l'evasione, vedete che non ha comportato nulla di che. Ok, una manciata di punti esperienza, ora Volcadon. Ma questa è l'evoluzione massima? Non mi piace troppo, devo dirvi la verità. Preferisco Beralis. È proprio un tartarugone questo qui. Non è male a livello di design, è che a me gusto soggettivo non piace troppo. C'ha anche i buchi sulle gambe, no, non mi piacciono. Ok, questo ci ha fatto prendere un bel po' di esperienza. Ecliptor ha risvegliato il suo potenziale, quindi attacco speciale e velocità. Vai. E Embaval, che questo dovrebbe essere il secondo, appunto. Il secondo è molto più carino. Cosa si fa? Aumenta. Sì, si è riscaldato. Ah, bene, non colpisce, quindi gli dai l'opportunità di usare il suo attacco di fuoco potenziato. Questo tra l'altro fa relativamente male, appunto, perché è speciale. Aukaclaw fa abbastanza male. Probabilmente in qualsiasi altro Cormon sarebbe stato shottato da questo attacco. Bene, 52 per Ukaclaw. 51 Cliptor, buono. Continuiamo a sbloccare obiettivi, ma tanto è inutile. Ok, proseguiamo da questa parte. Andiamo a prendere questo strumento. Tortacombo, perfetto. Ma davvero si può andare fino a qui? Cioè, di là quindi cosa c'era alla fine? Spinner argentato. Allora, di qua però ho paura che si vada proprio avanti. E vorrei tornare un attimo indietro e vedere cosa c'era là. Cosa c'era su quel carretto che non abbiamo preso inizialmente. Quindi prendiamo questo carretto di nuovo. Quello per cui abbiamo attivato la leva proprio all'inizio episodio, quello sulla lava. Ecco fatto, scendiamo. Il carretto che c'era qui da qualche parte. No, aspettate, mi sto confondendo. Allora, non c'è alcun carretto qui. Ah no, lui appunto, quello che non abbiamo preso. Aspettate un secondo, allora. Sei tu che devi attivare, vero? No. Tu mi porti da questa parte e abbiamo già visto che abbiamo fatto tutto di lì. Come si va giù? Dobbiamo attivare un'altra leva. Niente, andiamo da questa parte allora per il frattempo. Andiamo di là. Andiamo dall'altra parte e vediamo poi cosa c'è cosa c'è lì in fondo. Esploriamo tutta questa zona. No, di qua appunto non devo andare. Comodo il Cryptor, che ti fa da repellente automatico. Molto comodo. Allora, di lì non penso si debba andare, infatti. Un altro Coromon, vediamo chi è. Vulbrut. Dovremmo averlo catturato noi Vulbrut, no? No, non l'abbiamo preso, ok. Squadra. Ukaclaw, manda. Vai. Lui ha una difesa fisica altissima. Quindi in teoria con uno spruzzo non lo tiriamo giù, eh. Ok, l'attacco speciale l'ho aumentato. Questa è una brutta cosa. Non ha colpito, ecco, questa è una pessima cosa. Lava, ci scotta? No, non potrà abbandonare il campo di battaglia, ok. Spruzzo.
Vediamo se lo uccide in un... Ma no, non lo uccide in un colpo. Forse non toglie manco metà vita. No, ok. Oh, colpo critico. Ok, a me va bene comunque perché sono tantissimi punti esperienza questi. Non è per niente male. Tanto posso far evolvere quello che ho catturato. La sua linea evolutiva ce l'ho quasi tutta. Facciamo questo che mi dà fastidio averlo lì lampeggiante. E poi andiamo magari a dare una curata. Oggetti. Torta PSM a Hookaclaw. E a Dugterra. Ok. A questo punto prendiamo il carrettino e andiamo avanti. Ok, di qua. Poi si attiva questa leva che immagino switchi proprio quello lì, esatto. Per farci andare giù. E noi una volta giù attiviamo questo per eventuali strumenti invisibili che non ci sono. Prendiamo questo strumento, tutta PL, che dico possiamo fare anche a meno. Nessuno strumento invisibile qui. Ok, attiviamo questa leva. Perfetto per non cadere lì, ottimo. E qui possiamo salire. E ci porta da questa parte. Strumentini, niente. E andiamo su. Ottimo. Oddio, lì ci sono due mortai, l'avete visti? Lì sotto. Ecco fatto, ora non possiamo, ora non cadiamo più lì. Ecco come si faceva ad arrivare. Ho fatto bene ad esplorare tutto, infatti mi sembrava potesse essere così. Perché effettivamente aveva anche senso. Ed ora possiamo tornare su. Pronti a combattere quei due mortai, eh? Altro Coromon selvatico. Ok, Ruptius, questo invece l'abbiamo catturato, pure potente. Quindi non mi interessa combatterlo. Voglio comunque testare questo potere lunare di nuovo. Vediamo. Vabbè, ragazzi, ma che attacco è? Fortissimo. Ok, si può scendere di qui. Belli! Ci sono i moltai perfetti, li avete visti? Strumentino invisibile. Chip, ok. Altro Coromon. Volcadon! Ho trovato un Volcadon! E questo lo voglio prendere. Voodoo non dovrebbe ucciderlo. Falanga di pietra, questo dovrebbe farmi male. Ok, non così tanto. Questo lo voglio prendere assolutamente. Ok, non l'ha ucciso, perfetto. Facciamogli un'ipnonda per addormentarlo. Ottimo. Dorme come un sasso, perché effettivamente è un sasso. E poi potremmo fargli un morso. Non dovrebbe ucciderlo. Perfetto. E si è svegliato, va bene. Magnitudo 6, non dovrebbe farci troppo. Non è altissimo come magnitudo. Ipnonda di nuovo. Dormi, dormi, bel bambino. E andiamo poi a catturarlo. Eh sì, ripristinati pure i tuoi PE, tanto non ti servirà nulla, perché ora spinner ovviamente di fuoco, per lo starter, non vuoi usare lo spinner di fuoco? Dai, su. Preso. Ok, diamo un'occhiata al sommario. Questo dovrebbe essere raro, appunto, sì, perché gli starter sono tutti rari. Non ha molta difesa fisica in realtà. Ha più attacco speciale, è portato sull'attacco speciale e sull'attacco, è proprio un Pokémon attaccante lui. Monte Muspel, ok, Valanga di pietre, cosa fa? 20% di possibilità di abbatterlo, non è nemmeno così male, tipo sabbia. Fumogeno l'abbiamo visto, onda sismica l'abbiamo visto e galvanizzazione anche. L'abilità rende immune il Coromon dai colpi critici, ottimo. Questo ci ha aiutato a catturarlo sicuramente, ovviamente lo tengo. No, gli do un soprannome. E lo invio al deposito Coromon. Anche se potrei tenerlo, potrebbe essere il nostro nuovo Coromon di tipo fuoco. Al posto di Butterbeat, che ormai non serve davvero ad una sega. Checkpoint raggiunto, ottimo. Oh, siamo arrivati. Guardate lì l'arena. Torta combo XL. Sì, siamo arrivati. Allora, curiamoci. Prepariamoci ad una battaglia che potrebbe essere davvero tosta. E immagino che, dato che gli altri
titani. Colpivano anche gli altri membri della tua squadra quando non erano in campo. Per esempio, il titano Voltgar, il primo, pa li paralizzava. Il titano degli spettri li addormentava. O li confondeva. No, mi sembra li addormentasse. Il titano di roccia gli faceva danno. Questo immagino che ce li scotti. Ok. Quindi vorrei provare. Allora, prima di tutto ci curiamo. Torta M, frega niente, usiamola. Vai. Soprattutto Uka Claw, che sarai di nuovo tu a dover sconfiggere questo titano. Uka Claw, probabilmente Dugterra, un po' di Ecliptor e Rhino Buzz. Bearalis entra e viene shottato, quindi non ne vale la pena. Poi andiamo a dare. Vediamo se abbiamo il frutto per la scottatura. Allora, eccolo qui, frutto d'Uria. Rimuove immediatamente la scottatura quando un Coromon è colpito. Rhino Buzz, Uka Claw. Sì. Dugterra. No, lui, no, usiamo, dammeli comunque il frutto d'Uria. E a te, sì, vai. Anche a te, frutto d'Uria. Ok. Diamo anche qualche torta a pie. Tanto ce l'abbiamo un casino, quelle non le abbiamo mai usate. Diamole. Ecco, facciamole andare un po' anche in sovraccarico. Ok, non può andare più in sovraccarico di così. Tu vai pure. Ok, perfetto. E siamo pronti. Io direi di salvare, dato che è un po' che non salvo. Ok, salviamo manualmente. E però non andiamoci con le orecchie da gatto, dai, per favore. Va bene tutto, però le orecchie da gatto anche no. Allora, mettiamoci qualcosa di un po' più interessante. Una foglia. Dai, va bene. Casco eliminatore, fascia solare. Beh, la fascia solare non è male, eh. Si intona col fatto che in questo momento abbiamo catturato. Abbiamo appreso la tecnica spaccapietre. Ho preciso! Finalmente! Sei arrivato, Hozai! Eccolo, fiero! Quindi questo è il famoso protettore. Protettore? L'ora è ormai tarda, ma se sei veramente il protettore, allora ti spiegherò tutto quello che devi sapere. Oh, finalmente un po' di lore. Affrontami, dimostratimi che sei capace di possedere questa essenza. Mi sa che ho skippato un dialogo, perché ogni tanto quando premo la barra spaziatrice, per andare avanti con i dialoghi, viene premuto due volte, pochissime volte accade questa cosa, però. Ok, già diminuiamo l'attacco, questa è una cosa buona. Gli estranei si stanno muovendo rapidamente. Allora, cosa stai aspettando? Allora, iniziamo con una ipnonda. Vediamo se possiamo addormentarlo. E vediamo se rimane addormentato soprattutto. Ok, dorme come un sasso, buono. Poi, facciamogli un potere lunare, vediamo quanto danno gli facciamo. Non tanto, e si è svegliato. Pugno lavico, ci fa abbastanza e ci scotta, sapevo io. Ok, buono. Facciamoli voodoo, vediamo se gli facciamo più danno. Lava. Questo non gli permette di andarsene e viene scottato di nuovo. Mannaggia. Vediamo il danno che gli facciamo. Non è così tanto in realtà. Non è così tanto in più rispetto a potere lunare. Quindi continuiamo con potere lunare. Soffio ardente. Ok, e moriamo per la scottatura. Va bene, va bene. Un sesto, forse no, un po' di meno, un ottavo di vita gliel'abbiamo tolto. Ma andiamo a Dugterra ora. E andiamo con sabbie mobili. Dovrebbe essere super efficace, dovrebbe fargli molto male. Appunto, e gli abbassiamo anche un po' la velocità, che non è male. Tempesta di fuoco, questo ci farà molto male. Appunto, però non ci ha scottati fortunatamente. Dobbiamo provare a infliggergli veleno. Non sarebbe male. Facciamoli sabbie mobili comunque. Andiamo di un po' di danno per ora. E controllo della velocità. Lava. Ok, non possiamo andarcene. E ci scotta? Sì, ci scotta. Frutto d'Uria, perfetto. Pure Essence, cosa fa? Attacco fisico di Ozai è aumentato. Aia. Attacco speciale di me, cacchio. Mentre continuo a controllare il mio elemento, fammene fare buon uso.
Scotto ancora a mandare la mia squadra. Ha iniziato un'onda di caldo. Ok. Toccherà mandare poi Yuka Claw. Allora, morso velenoso. Speriamo di avvelenarlo. No, non ho avvelenato purtroppo. Ok, è giunto il momento di mandare velocemente Rhino Buzz per paralizzarlo. Allora, piuttosto paralizziamolo. Soffio ardente, ci shotta. No, ok, colpo critico. Taser e lo paralizziamo. Ok, buono, guadagniamo qualche turno. E poi andiamo di stalagmiti. Dovrebbe essere super efficace, ma non gli fa niente. Ma non è super efficace. No, è vero, la terra non è super efficace contro il fuoco in questo gioco. È l'acqua, è il vento ad essere super efficace. Andiamo di colpo di fulmine che li tiriamo giù allora anche i piè. Seppur di poco, glieli tiriamo giù. Lui è paralizzato e non riesce a muoversi. Ottimo, iniziamo a guadagnare qualche turno. Altro colpo di fulmine. E altri piè che se ne vanno. Soffio ardente, va bene. Rhino Buzz, hai fatto il tuo dovere. Hai fatto il tuo dovere. E ora mandiamo Yuka Claw. Che metterà la pioggia. Quindi gli diminuirà di un botto la potenza delle mosse. E noi andiamo direttamente di spruzzo. Vediamo il danno che gli facciamo. Niente male. Niente male. Ha colpito 3 volte e gli ha tolto quasi mezza vita al boss, eh. L'ha quasi shottato. Ed è paralizzato e non può muoversi. Pure Essence. Ok. Aumenta. Attacco e attacco speciale. Protettore, sono impressionato. Ma riesce a resistere al calore estremo. E rimette. Cosa fa? Ah, toglie tutti i piè. Ok. Ok, e niente, qua bisogna per forza riposare. Schiaffone. Cosa fa schiaffone? Non tanto, ecco cosa fa. Vai, spruzzo, non fallire, bravo. Ha colpito solo una volta, dai che palle. Un altro schiaffone ce l'ha dato. Vai. Non fallire, che abbiamo finito la battaglia. Perfetto. Battuto anche Hozai come boss. E senza usare strumenti stavolta. Ecliptor al 52, meritato. Dugterra al 53. Presa letale ha sbloccato. Ah, ok, solita mossa che non ci serve. Sì, questa forza, questa determinazione deve essere la forza del protettore. È un bene che tu mi abbia trovato, ma non dobbiamo indugiare qui. Sta succedendo qualcosa di terribile. Vediamo. Gli estranei sembrano avvicinarsi al nucleo rapidamente. Bello questo posto pieno d'acqua. In qualche modo hanno trovato la fonte del nostro potere, il cuore del nostro pianeta. Anche se è nascosto, oltre 300 km sottoterra. Ecco perché avevano rubato le trivelle. Eccole di tutte le essenze. La mia specie, la nostra essenza, le particelle che pieghiamo, si generano da questo luogo sacro, noto come l'equilibrio. Per evitare disordini, ti abbiamo nominato protettore, colui che è stato scelto per preservare gli elementi. Gli estranei si avvicinano. E le loro intenzioni possono essere, possono soltanto essere brutte, ovviamente. Protettore, sta a te tenere al sicuro tutte e 6 le essenze. Ora capirai il perché della nostra manifestazione in forme fisiche, per offrire la nostra essenza a chi è degno. Grazie per la tua fiducia, mi assicurerò di ottenere le ultime 2 essenze. Ok. Preso. Essenza del fuoco ottenuta. Bene, vai ora, muoviti, in fretta. Ehi, Glacial, sei un po' pallido. Non ti sei ancora abituato ai terremoti, eh? No, è che devo sbrigarmi a compiere la mia missione. La situazione sembra più grave di prima. Puoi dirmi la strada più veloce per i Monti Batavi? Avevo ragione. Visto che sei un tipo avventuroso, avevo già anticipato che stessi andando ad Alavi. Quindi, mentre eri nel Monte Muspel, ho messo su un nuovo e favoloso stabilizzatore per i nostri carrelli. Ora sono completamente a prova di terremoto, non serve che mi ringrazi. Beh, grazie.
Grazie a te, sembra che l'economia della città si stia riprendendo, quindi prego, usa pure i nostri carrelli quando vuoi, Glacial. Gratis. Si trovano appena a est della città. Non puoi sbagliarti, sono praticamente gli unici elementi costruiti dall'uomo lì. Io vado verso la prossima invenzione. Ci vediamo. Perfetto. E prima di finire però il video, aspettate, secondo. Andiamo a curarmi i Coromon. A meno che li abbiano già curati loro, no, ovviamente. Andiamo a curarmi i Coromon. E voglio andare a vedere cosa c'è dall'altra parte della miniera, perché pensavo che salendo lì si andasse dall'altro titano, perché avevo capito che ce n'erano due qui. E infatti siamo sempre nella stessa zona comunque, per cercare l'altro titano. Ma dato che no, evidentemente lì non c'è un altro titano, voglio vedere cosa c'è. Probabilmente un vicolo cieco, uno strumento o qualcosa. Voglio andare assolutamente a vedere cos'è. Quindi abbiamo anche sconfitto il titano. Ecco qui. Volevo andare a vedere cosa c'era, per l'appunto. Allora, strumentini. Ci sono strumentini, salve. Non sprecherò un secondo di più ora che la miniera è tornata come prima. Fantastico. E infatti ci sono solo strumenti. 600 di oro che non si buttano via. Ora stiamo scavando un pozzo verso l'alto invece che verso il basso. La gravità ci verrà in aiuto. I minerali cadranno direttamente nei nostri carrelli. Perché non ci abbiamo pensato prima? Perché è un'idea idiota. Mossa istantanea. Mossa fa esplodere un Coromon. Oh, scusami, cos'è la mossa fa esplodere? Voglio vederla. Voglio sapere cosa è. Non è qui, qui. Era la 27? Sì, fa esplodere. Inutilizzabile, fanculo. Ma più che altro non ci dà nemmeno la possibilità di vedere le descrizioni delle mosse, o sbaglio? O sono io che non ho visto bene? Perché a me sembra quello, più che altro. Allora. A questo punto direi di prendere proprio l'altro Coromon di fuoco e aggiungerlo alla nostra squadra. Butterbeat, sei mandato in pensione. Ti mandiamo in pensione. Ti prendiamo pure il frutto Giuba, guarda, non ti lasciamo niente, da quanto fa cacare. Ritira Coromon. Prendiamoci il nostro Volcadon. Seleziona. Scambia. Con Butterbait. Butterbite, meglio. Eccoci qui. Abbiamo quindi la squadra teoricamente completa. A Volcadon ovviamente dobbiamo dare un condivido esperienza, quindi andiamogli l'oggetto. Allora. No, non qui ovviamente. In strumenti altro, credo. O strumenti base. Qui, pietre. Ok. Gemma revitalizzante è molto buona quando si affrontano i boss. Dovrei ricordarmi che ce l'ho effettivamente. Allora. Riduce il corso in piede le mosse di un punto. Ma non è nemmeno così forte in realtà. Per essere il livello 49 dell'allenatore. Gemma dell'apatia. Pepita d'oro. Allora, diamo gemma dell'apatia a Volcanon. E diamo la pepita d'oro a Rhinobuzz, che useremo per un po' adesso. E diamo un po' di frutti invece agli altri. Ecco qua, tieni e tieni. Ok, mettiamo avanti il nostro caro Rhinobuzz. E proseguiamo. Abbiamo ancora un po' di tempo in questo video, voglio andare a vedere cosa c'è da questa parte. Allora, qui avevamo piantato le piantine. E possiamo andare da questa parte, Blam e Dojo. Passo Fresa e Alavi. Infatti dobbiamo andare agli Alavi. Vette di Vlamma. Vediamo quanto ci mettiamo. Messaggio ricevuto da ingegnere. Aspettate. Oggetti. Telefono, usa. Ehi là, il prossimo addestramento è pronto per te. Passa al campus del centro addestratori quando puoi. Sarebbe interessante farlo, effettivamente. E neanche Pokémon che Coromon si incontrano qui, i soliti, ok? I soliti. Potrei usare Folata Tempestiva, lui usa Frenetico, ok. Vediamo quanto danno gli facciamo. Un discreto danno. Un discreto danno, non mi lamento. Volcanon ha già svegliato parte del suo potenziale. Diamo un'occhiata alle sue statistiche di base per sapere cosa tirare su. Attacco speciale e basta, praticamente. Tiriamo su solo l'attacco speciale. Ok, diamo un'occhiata a cosa c'è qui, eh.
Credo sia quello il luogo in cui dobbiamo andare nella prossima puntata, però. Diamo un'occhiata più in alto, allora. Un Caryptyl? Ok, qui si trova anche Caryptyl, quindi. Tipo terra, giusto? Sì. Tipo terra, quindi non conviene che lui lo affronti. E qui non c'è nulla? Sicuri? Fatti. Conosco i miei polli. Spinner dorato, tra l'altro. Quindi qui non si va da nessuna parte. No, lì sopra c'è un altro strumento, infatti. Prendiamolo. Eccoci qui, un altro spinner dorato. Beh, niente male. Un Gildwing. Non abbiamo ancora visto la sua evoluzione finale, o sbaglio? Vai, buttiamolo giù questo. Volata tempestiva. Dovrebbe bastare, sì. Basta e avanza. Per far prendere anche Rhinobuzz di livello 51. Abbiamo guadagnato anche dei soldi, non so per quale motivo, ma va bene comunque. Non mi lamento quando si guadagnano dei soldi a caso. E qui il video finisce, ci fermiamo appena prima di arrivare lì perché credo ci sia una sorta di eventino, può darsi. Nel caso mi sbagliassi, fa niente, vuol dire che il prossimo episodio andrà ancora più liscio, arriveremo prima alla nostra destinazione. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se l'avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.